Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vi presento un tutorial dove vi faccio vedere come realizzare un cerchio con tutti gli aumenti come si deve fare. Un cerchio che può essere la base di una sacca, quindi il fondo di una borsa, il fondo di un cestino, la coppola di un cappello, la base per realizzare un portamoneta click clack, un portaocchiali, e quant'altro, quindi tutto quello che prevede di partire da una base tonda. Tra l'altro questo sistema è utilizzato anche molto molto spesso negli amigurumi, quindi quando fate la testina o altre parti tonde, il corpo dove si parte dal cerchio, questo sistema con gli aumenti, come vi farò vedere in questo tutorial appunto, è molto molto usato anche negli amigurumi. Quindi spero che il video vi sia utile. Fatemelo sapere nei commenti e io vi lascio il tutorial. Ciao! Prendiamo il nostro uncinetto, facciamo un cappio, ci occorrerà anche un segnapunti, ok? Quindi un marker, lo teniamo qui da parte. Allora, una volta fatto il cappio andiamo ad avviare 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. E andiamo a chiudere a cerchio con una maglia bassissima puntando nella prima maglia, nella prima catenella delle 4 che abbiamo fatto. Vedete, io mi sono inserita nella prima, prendo il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Adesso vado a lavorare 2 punti bassi per ogni catenella sottostante, quindi avevamo 4 catenelle, dovremo ritrovarci alla fine del giro con 8 maglie basse. Ok, quindi punto nella prima catenella e vado a fare la prima maglia bassa, poi punto nella stessa e faccio la seconda maglia bassa, in questo modo. Adesso mi sposto a fianco, nella catenella a fianco, e faccio di nuovo una e nello stesso punto vado a fare la seconda maglia bassa, quindi ne ho 4. Ripeto il procedimento per le altre 2 catenelle rimaste, quindi vedete, una, nello stesso punto vado a fare una seconda maglia bassa, voilà, e ancora nell'ultimo punto dobbiamo fare le ultime 2. Così. Una volta fatte tutte e 8 le nostre maglie basse, dobbiamo andare a lavorare il secondo giro facendo una maglia bassa e un aumento nel punto successivo, una maglia bassa e un aumento nel punto successivo. Quindi io adesso vado a fare la prima maglia bassa di questo secondo giro, che la faccio da sola, quindi senza aumenti. Dopo averla fatta devo andare a inserire il mio marker per fare l'aumento, quindi adesso ne lavoro di nuovo una singola, una maglia bassa singola, e dopo lavoro di nuovo una maglia bassa e un'altra nello stesso punto, quindi per fare un aumento, per farne 2. Adesso devo lavorare ancora una maglia bassa singola. Quindi se avete fatto tutto correttamente avete nel penultimo punto una maglia bassa singola e nell'ultimo un aumento. Quindi l'ultimo punto di ogni giro avrà sempre l'aumento, questo se procederete nel modo corretto senza commettere errori durante il giro, quindi alternando gli aumenti e le maglie singole nel modo corretto. Adesso dobbiamo iniziare il terzo giro, quindi il terzo giro sarà composto da 2 maglie basse normali e da un aumento nel terzo punto. Quindi adesso tolgo il segnapunto, vado a lavorare la prima maglia bassa di questo nuovo giro, inserisco il marker, vado a lavorare un'altra maglia bassa singola nel punto seguente e in quello dopo ancora vado a fare un aumento. In questo modo. Adesso vado di nuovo a lavorare una maglia bassa normale,
un'altra maglia bassa singola nel punto seguente, nel terzo punto vado a fare un aumento. E continuo questa sequenza fino al termine del giro, dove nell'ultimo punto vi ricordo che dovrete avere un aumento. Nel prossimo giro dovremo andare a fare 3 maglie basse nei 3 punti e nel quarto punto un aumento, quindi 2 maglie nello stesso punto. Quindi adesso tolgo il marker, lavoro la prima maglia bassa di questo nuovo giro, inserisco di nuovo il marker. E poi vado a fare le altre una e due e tre maglie basse normali. Nel quarto punto, come abbiamo detto, andiamo a fare un aumento, quindi una maglia, e poi nello stesso punto vado a lavorarne un'altra. Poi andremo di nuovo a lavorare una, due e tre maglie basse singole nei successivi 3 punti e nel quarto andremo a fare il famigerato aumento. Proseguo così per tutto questo giro e vi ricordo che nell'ultimo punto dovrete sempre avere l'aumento. In questo nuovo giro che dobbiamo iniziare, invece, dovremo andare a lavorare 4 maglie basse nei successivi 4 punti e nel quinto punto dovremo andare a fare un aumento. Quindi, come potete vedere, le maglie basse che andiamo a fare singole, ogni giro aumentano di una. Quindi, siamo partiti che avevamo un aumento in ogni punto, poi alternavamo una maglia bassa e un aumento, poi due maglie basse e un aumento, nel giro che abbiamo appena terminato, 3 maglie basse e un aumento, adesso andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento. Quindi sempre tolgo il marker e poi lo rimetto. E ho fatto la mia prima maglia bassa, adesso vado a fare le altre tre. Nel successivo punto, nel punto seguente, vado a fare un aumento. Ok, adesso vado a fare di nuovo 4 maglie basse, una, due, tre e quattro, e nel punto seguente vado a fare un aumento. E proseguo così per tutto questo giro. Adesso, come avrete immaginato, andremo a fare 5 maglie basse e nel sesto punto un aumento. Cinque punti nel sesto. Vado a fare l'aumento. Ok, la stessa cosa la ripeto per tutto questo giro. Nel prossimo giro andremo a realizzare 6 maglie basse e nel settimo punto un aumento. In quello dopo ancora andremo a realizzare 7 maglie basse e nell'ottavo punto un aumento. E si prosegue in questo modo fino ad ottenere la grandezza del cerchio desiderata. O invece, se state realizzando un cappello, andate avanti con questo sistema, con questi aumenti, fino ad aver ottenuto il centro della testa dietro. E poi, dopodiché, andate avanti a lavorare solo a maglia bassa o il punto che state facendo senza più aumentare. Per il fondo della borsa potete arrivare fino a quando vi mancano 1/2 giri, dove poi li potete fare senza aumenti, però se no io vi consiglio sempre di fare questi aumenti graduali per ottenere un cerchio perfetto.
Ovviamente adesso noi siamo partiti con 4 maglie al centro, però potete partire anche con 6, con 8. Il procedimento però non cambia. Il giro dopo raddoppiate, poi andate avanti così, una maglia bassa, un aumento, il giro dopo 2 maglie basse, un aumento, poi 3 maglie basse, un aumento e così via, fino ad ottenere la grandezza desiderata. Questo è il sistema per fare gli aumenti corretti quando si realizza un cerchio.